Buongiorno ragazzi, buongiorno e bentornati in Dark Souls 2, perché il primo invece Dark Souls è un gioco bello. Allora, che cosa faremo stamattina? Stamattina daremo un altro paio di try alle guardiane, alle sentinelle di puttane, e niente, se non ce la faremo a battere le sentinelle, le dropperemo per ora e tenteremo di fare altro, di andare avanti altrove, visto che comunque ho altri due percorsi da fare, magari salendo un po' di livello potrei riuscire a farlo. Comunque ragazzi, ieri, scusate, la live è stata un delirio. Ho avuto un sacco di problemi con internet alla fine, e stamattina c'ho pure il mal di testa, quindi stiamo benissimo. Comunque, cerchiamo di fare una bella figura oggi, vediamo di almeno riuscire a dare queste due try. No, speriamo che sia una sola. Facciamone tre, dai. Diamo tre try di possibilità, visto che comunque è un boss opzionale, ma io ho detto che avrei sconfitto tutti i boss, come ho fatto nel primo. Non esiste che io non sconfigga un boss. Quindi si tenta. Si tenta. Vediamo un po'. Qua c'è qualcosa? Assolutamente. Stiamo scherzando, sì. Così me la levo dalle scatole. Me le levo dalle scatole. Questo cos'è? Osso del ritorno. E adesso? Ma non c'è! Ah, ci sta! Cioè, ragazzi, sono morto per una caduta. Incredibile. Sono morto per una caduta. E adesso la tizia non mi sarà più, non potrò più utilizzarla. E vabbè, questo era il primo try, ragazzi. Perdonate anche il mal di testa, non aiuta. Non ho più umanità. Lasciamo altre due try, poi ragazzi si può fare altro così si livella. E non so se continuare qui alla Bastiglia o continuare da sopra alla Torre di Haglia. No, vedremo, vedremo. Vedremo come mi sento. Un po', immagino che non possa più evocarla, infatti. Sì. Allora, ragazzi, dovevo ricominciare. Tentando. Come cazzo mi ha preso? Non lo so.
è una, l'ho uccisa. Calma, calma. Allora, sicuramente devo tenermele tutte davanti, tutte e due davanti, perché non mi posso far accerchiare da loro. Colpo e me ne vado. Meglio non rischiare. No. Come cazzo mi ha preso? Devo stare attento a trovare il momento giusto per curarmi. No, cazzarola, non era quello il momento giusto per curarmi. Non era quello il momento giusto per curarmi. Ok, secondo try è andato, ragazzi, stavo combattendo già molto meglio. Ora abbiamo il terzo e poi vaffanculo. Mamma mia, che mal di testa stamattina. Mal di testa, ragazzi. Mi piacerebbe tantissimo non riuscire a farle adesso, perché non sono molto complicate. Il problema è sempre il timing e l'hitbox che è fatto di merda. Perché la strategia l'ho capita. Quindi. Vedete, cioè, si gira quando le colpisce. Tu quando colpisci, vai a vuoto. E missi, vai a vuoto. Mentre loro hanno la possibilità di girare, di girarti. E tipo, c'hanno tipo colpi ricercanti. Prima è proprio una minchiata. Non capisco perché le seconde. Poi la seconda e la terza invece devono essere. Perché sono due. Allora. Ok,
Allora, calmo, cerchiamo di focalizzarsi su Alessia. Siamo attenti alle ballerine volanti. Lancia le cazzo di colonne. Se mi partono con le ballerine volanti mi massacrano. Come cazzo mi hanno preso? Non va bene, va bene. Come cazzo mi ha preso prima? Questa l'avrei voluta vincere, vabbè. Allora, ragazzi, vaffanculo. Allora, torniamo alla torre di Aite. Qua sopra, proseguiamo da qua. Non è mal di destra, ragazzi. Siamo qui. Se non sbaglio, qui sotto c'è. Ero andato avanti, ma non mi ricordo fin dove mi ero spinto. Poi mi hanno detto torna indietro, devi fare un'altra cosa. Sì, c'era andato qui. Ah, calmo. Così magari si sale un attimo di livello. Ragazzi, magari trovo pure un'arma migliore. Da ieri sono nervosissimo per quanto riguarda questo gioco. Buongiorno, EDN. Ti sei perso i tre try di stamattina? Una di merda, ovviamente. Quindi ho preso una decisione. Li lascio per ora, visto che sono opzionali. E poi ci ritorno e gli faccio il culo. Perché tanto alla fine devo sconfiggerli tutti i boss, come ho sempre detto. Li devo sconfiggere tutti, ma non è questo il momento. Esploro un pochino. Salgo di livello in adattabilità. Salgo li di livello nelle altre skill. E così al momento giusto. Non era questa la strada dove dovevo andare? Pensavo di non averlo fatto qui. Ok. Pensavo di averlo fatto. E allora non mi ricordo la strada che devo fare, non mi ricordo perché mi è rimasto il coso che va sotto nella Bastiglia, l'ascensore va sotto nella Bastiglia e poi assolutamente vuoto totale. Non ricordo dove altro debba andare. Perché di qua non avevo proseguito io. Di qua non mi ricordo di non aver proseguito. Solo che belli più forti. Sì, mi sa di sì. E allora non ricordo dove devo andare. Perché Pinnacolo della Peccatrice. Ci sta il. Ah, va al pontile. Ok, vai nel pontile. Ah, ecco. Sono al Pinnacolo della Peccatrice. Ok. Allora, questa è una delle cose più bastarde mai create in un videogame. Ti mettono dei nemici che ti targettano subito dopo che ti sei.
sei ritornato al falò. Questa penso che sia una delle più cazzate che abbiano potuto mai creare. Non pensi anche tu? Cioè, non ti possono mettere dei nemici che ti targettano subito dopo che sei respawnato da un falò. Cioè, questa è una difficoltà messa così tanto per essere stronzi. E basta. Cioè, qua già ho sprecato due porco. Come fate a bestemmiare prima mattina? Allora, qua devo scendere. Sì, no, ma lo so, è solo che... È solo che mi hanno urtato veramente il cazzo, perché metterti dei nemici... Ma questi? Grazie. Grazie, anime gratis. Oh, buongiorno, Chiappa Boy. Che detta così, bellissimo nick. Sì, dai, volentieri, io accetto la mano di tutti. Ovviamente ragazzi, non spoiler. Che cazzo è quel coso qui? Che cazzo è quest'abominio? Che cazzo è quest'abominio, ragazzi? Perfetto, Allora, non gli faccio niente con la magia. Ma cosa cazzo è questo abominio? No, raga. No, guarda, te lo dico subito. Non stamattina, non posso collegarmi su Discord stamattina perché mi sta la... Cioè, purtroppo la connessione è un po' ballerina e non vorrei che mi rubasse la linea per OBS, quindi purtroppo oggi niente Discord, ragazzi. Però sulla chat volentieri. Purtroppo ieri sera c'ho avuto problemi di linea e penso che anche stamattina ce n'è un pochino, quindi non posso connettermi, non posso usare nient'altro che sia OBS. No, non sto su PC, sto PC. No! Fuori le sentinelle. No, ci ho rinunciato stamattina. Ci ho rinunciato perché ho fatto altri 3 try e ho detto no, non è il momento, ragazzi. Mi faccio un po' di adattabilità, miglioro con i danni e poi faccio fuori tutto quello che devo fare fuori. Che non è possibile. Cioè, guardate che lisci. Allora, questo gioco ho notato una cosa importante, bruttissima di questo gioco, a parte le hitbox, no, è quello normale. È quello normale. Purtroppo la Scholar, io ho avuto un problema nell'acquisto e mi sono comprato la Scholar. E dicevo, ragazzi, la cosa brutta di questo gioco è che c'è un hitbox di merda. Lo so, ovviamente tutti quelli che... C'è un hitbox di merda e poi mentre i nemici hanno gli attacchi ricercanti praticamente, cioè loro ti attaccano e nell'attaccarti tu hai schivato, si girano e ti colpiscono anche se loro hanno concluso effettivamente l'attacco, mentre tu se vai a vuoto vai a vuoto. È una cosa stupida, cioè è stata, come dicevo ieri, è stato fatto questo gioco, è stato fatto da delle scimmie urlatrici a cui hanno detto fai l'hitbox di questo gioco e loro saltando con il culo sulla tastiera hanno creato l'hitbox del gioco. Hanno creato i codici per l'hitbox. Ah, questo abominio. Io lo sai che cosa c'è? Polvere d'osso sublime. Per me puoi rimanere lì. A meno che non ce ne. Ce ne stanno altri. E quanti cazzo siete? Andiamo. Grande anima di soldato ignoto.
E la Madonna, quanti cazzo siete? Guarda, io sincera, guarda, sono sincero su questa cosa. In realtà invece vorrei giocarlo come sento di volerlo giocare, perché ho giocato il primo in quel modo e mi è piaciuto perché l'ho finito. Non mi è piaciuto però perché non mi sono sentito fosse il mio personaggio, capito? Mi sono sentito come se avessi fatto il personaggio di qualcun altro, quindi voglio giocarlo. Oh! Voglio giocarlo come mi sento. Sì, no, vabbè, sì. No, però io dico, lo dico perché, ragazzi, un sacco di persone mi dicono: ma fai run solo adattabilità. Volentieri, infatti, adattabilità la sto tirando su. Però vorrei anche. Esatto, infatti adesso ce lo dovrei avere, che ieri sera mi sono messo a farmare un po' di anime, ce l'ho a 13. Infatti l'adattabilità come minimo la porterò. Ma è tutto chiuso, raga. E la madò. Che cazzo a tua sorella. Lo so, però io del senso, io Dark Souls 1 l'ho finito nudo alla barra del Cavaliere Nero e basta. Guarda che puttani quelli esseri là. Lo so. Mo' appena, regà, datemi il tempo di capire un attimo, di livellare un attimo, di non morire come uno stronzo. Anche perché sono rimasto, ragazzi, non c'ho manco effigie umane, quindi non mi posso neanche recuperare la vita. Guarda quel pezzo di merda. E poi non è neanche male la cosa. Dicevo, lo so che sarebbe lo stesso, cioè che non sarebbe lo stesso, però vorrei farmi un personaggio che io dico, cazzo, quello era il mio personaggio e non il solito personaggio nudo. Voglio giocarlo nel modo in cui io sento di fare. Altrimenti io Dark Souls 1, dopo che ho ottenuto l'alabarda, sempre Aetelion, è sempre lui. Aetelion, scritto. Sempre il personaggio del primo, almeno rulisticamente parlando. È sempre il personaggio del primo, però ovviamente in un'era successiva, in un regno successivo. E alla fine sarà anche il personaggio che farò su Dark Souls 3, almeno lo stesso nome, in modo da riportare da ricordare. Allora, corri. Mannaggia l'acqua di merda che ti blocca. Allora, venite qua. Ma che cazzo? Ah, sì, è vero, questi ti fanno. Questi ti. Ecco. No, regà. Buongiorno dal Guardianas. Lo so, alla fine Asmogold mi piaceva. No, ma figurati a me, tu non puoi capire cosa è successo ieri sera a me. Ieri sera praticamente è di tutto, raga. Cioè, la linea è impazzita. Mi hanno fatto un raid con 60 persone e praticamente il gioco già iniziava ad andare male. Non riuscivo a battere le puttane delle guardiane. Anche perché ogni tanto c'avevo dei cali di frame ieri sera. Poi mi sono ricordato notando su non in OBS ma proprio nel gioco. E alla fine, allora,
E alla fine, guarda, è successo il delirio. Ieri sera è successo il delirio. Comunque, Asmogold, Rex, me lo tengo per un altro GTR. Te lo giuro, perché mi piace moltissimo come nome. Però poi ho deciso per Dark Souls di continuare la saga di Etelion, giusto perché è sempre lui che è in questi mondi. Come sarà poi anche in Elden Ring. Comunque, porca troia, ragazzi. Io cerco di skippare. Leroy Jerkins e vai di corsa qui. Ma infatti è quello che farò. Il problema della corsa è che qui siamo nell'acqua. Quindi facciamo una corsa, però facciamo una cosa saggia, visto che c'è tanto da vedere qui. Noi saliamo qua sopra e va fanculo. È chiuso, ma porca troia. E allora facciamo una cosa ancora più saggia. Sono tutti qua sotto? Allora, questi tanto io li dovrei shottare con la magia. Ma noi corriamo e vaffanculo. Ti prego, ditemi che c'è un falò da qualche parte. Ok. Non mi si stanno cagando di pezza, per favore. Ah, è qui? Cazzo ho trovato? Mi ha segnato. Non ci ho fatto caso, vabbè. Allora, vediamo un po'. Qui mi mancano chiavi. Mi mancano chiavi, ragazzi. E qua penso che di essere arrivato anche un altro boss, porca troia. Cioè, oggi double boss. Eh sì, è chiuso anche qui. Va bene. Allora, vediamo un po' che riusciamo a fare. Almeno fa che sia uno. Allora, poi sto messo bene con la vita. Oh, che schifo. Perché? Perché Shaka è arrivato qui da me? Allora, che cazzo sei tu? Però almeno sei uno. Allora, calmo. Allora, non vedo un cazzo. Quindi prendiamo questa cosa. Perché mi toglie il target? Ok, siamo calmi. Peccatrice perduta. Ma è praticamente Sif. Interessante. No, ok. L'armatura che ti puoi prendere è abbastanza buona. Questa è poco più facile. Se male. No, è facile, solo devo ammettere che ho un problema con la vita, con i punti vita. Sono praticamente a metà della mia capacità, ma la magia non è mica male qui. Allora, cazzo, ho fatto una cazzata. Via, 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 via. Dimmi. Dimmi, DN, che almeno devo battere un boss per sentirmi di nuovo me stesso. Stamattina, guarda, raga, tra mal di testa e. Oh, raga, cioè.
Sto approcciando malissimo Dark Souls 2. Ma guardate. Ma non c'ho le cose, non c'ho le. Non c'ho niente, non ho niente. Cioè, non ho niente, non posso neanche andarle a comprare le umanità perché le ho finite, le al negozio. Cioè, posso affrontarla solo in questo modo. È quella la sfiga. Non ho più possibilità di prendere l'effigie umana del porca puttana. Quindi, quella la posso affrontare solo. Cioè, allora, raga. Metti l'anello del vincolo. Ma tanto, regà, ormai sono già arrivato. Che mi metto l'anello del vincolo. Ormai sono arrivato. Cioè, che quanti altri punti vita. Beh, effettivamente. Comunque, raga, secondo me questo gioco. Mo, ditemi se mi sbaglio. Secondo me questo gioco è fatto a volte apposta per farti sclerare i santi. Perché mi sono reso conto che ci sono certe volte in cui l'hitbox, a parte l'hitbox che ti prende in modi imbarazzanti, ma ci sono momenti in cui il mio personaggio dovrebbe fare delle azioni in cui io premo i tasti, ma non me le fa. Ad esempio, prima avevo colpito, toccato il tasto 2 volte per fare l'incantesimo. Mi ha premuto solo una volta e il secondo colpo è rimasto così, quindi non ho potuto schivare in tempo e mi ha preso. Cioè, io non capisco perché a volte faccia così. Per non parlare che loro ti prendono. Oh, buongiorno Silver. Chi poteva essere altro se non tu? Ok. Lo spero perché. E poi un'altra cosa che ho notato è il target. Cioè, loro ti targettano da chilometri di distanza, mentre tu, se non stanno a una certa vicinanza con te, non riesci a targettarli. E poi vabbè, non parliamo del target che sminchia. È una merda, guarda, ieri sera ho tentato tantissime volte contro le sentinelle, ma mi hanno praticamente distrutto. E oggi sto cercando di sconfiggere la minchiatrice qui, ma non ho punti vita. Allora, qua andiamo di spada. Perché non mi sembra totalmente tosta, però ragazzi, ho già affrontato la. Mo sto andando. Sto andando adesso. Allora. Vedi, mi togli il target. Allora, calmi. Allora, calmi. Perché mi toglie il target, porca troia? Mi toglie il target, mi toglie il target. Faccio un passo indietro e mi toglie il target. È una cazzata, secondo me è una cazzata. Però io faccio un passo indietro e mi toglie il target. Regà. Perché? Spiegami perché, ti prego, perché se c'è una ragione io ti giuro che almeno me ne faccio una ragione. No, c'è una cosa, te la spiego. Dimmi, dimmi. Perché io non riesco a darmi una spiegazione a sta cosa. Io non riesco a darmi assolutamente una spiegazione. Spadone reale. Non è che il cugino dello spadone è il Cavaliere Nero, magari.
Sono curioso, Silver, perché io non. Questa cosa del target mi sta stressando da non poco tempo. Se puoi darmi una spiegazione razionale, o anche in termini di codice di gioco, sono felice. Devi trovare una chiave che ti permette, andando nella terra dove ci saranno dei forni giganti, per illuminare l'area. Ah, ok. Il forno è gigante. Ah, capito, capito. E dove cazzo la trovo la chiave? Io ho notato che ci sono delle chiavi da trovare. Ma. Cioè, a meno che non sia. Sotto dalle puttane lì, dalle sentinelle. No, no, giustamente fai bene a non dirmi la chiave, però. A meno che non sia sotto dalle sentinelle, ragazzi, qui non ho tante opzioni per esplorare. A parte qua sotto, ma qua sotto è pieno di nemici pezzi di merda. E quindi io quest'area la skippo bellamente. Ho visto che ci sono delle chiavi, cioè delle porte chiuse qui. Ma non sono riuscito ad aprirle perché mi mancano delle chiavi, quindi fondamentalmente. Ok. Lo so. Mi mancano le chiavi. Solo che boh. Proviamo a affrontarla così, ragazzi. Se si sconfigge così, secondo me non è tanto difficile, però. Ho parlato proprio. Questa praticamente gli devo stare addosso. Mai rollare indietro. Ok, no, perché gli dice chiuso. No, mi dice chiuso, ragazzi. Devo ottenere le chiavi, raga. Devo ottenere delle chiavi. E sinceramente non so come farò a batterlo senza umanità. Se c'è una chiave, la devo trovare. No, comunque ragazzi, questa è proprio la più grande puttanata della storia del videogioco. Metterti dei nemici che ti attaccano davanti al falò è la più grande puttanata della storia. Come c'ero già stato dove si prendeva? Allora, ragazzi, se ci sono già stato, datemi una cosa, a meno che non. Io so, ieri sera sono tornato indietro a fare un po' di backtracking, ma non ho trovato altre cose. Io torno indietro, ragazzi. Parte che non so quanto mi possa aiutare la chiave là dentro. Dovrei avere. La Madonna. È la spada di Aide più 5. Per ora è. Essendo imbevuta di fulmine. Bastiglia è abbastanza facile. Infatti. Ma sì, la Bastiglia ormai l'ho finita, avevo detto. Evita con il target. Sì, ma mi fido. Il problema è trovarla. Tra l'altro, qui. Non posso neanche prendere il falò perché non ho quell'oggettino che mi serve per sbloccare. Che non ho l'oggettino per sbloccare le persone cosa? Come cazzo si dice? Quelle pietrificate. Tra l'altro è strano perché io mi ricordo che nella mia prima run, anni e anni or sono, io l'oggetto, prima di fare la Bastiglia, l'avevo già trovato. Quello per spietrificare. Qua è chiuso.
Allora ragazzi, fa un po' di backtracking e si cercherà di arrivare. Allora, comunque ragazzi, chi ha inventato questo gioco devo dire che è veramente dei seri problemi. Non la saga Souls, perché la saga Souls c'ha, la saga Souls c'ha, è fatta bene. Questa non è, questo non è un Dark Souls, questo è fatto proprio con il culo di una scimmia. Lo so. Allora. Allora, qua dietro. Qua c'è. Sì, l'avevo messa la pietra. No, è fatto veramente. Cioè, no, ma questo mi fa veramente incazzare. Poi, soprattutto, mi fa pensare. Allora, non so io più di tanto il problema che non riesco a sconfiggere determinati nemici. Allora vuol dire che pure il level design che è fatto proprio col culo di un babbuino con le emorroidi. Perché se no non si spiega, raga. Cioè, io certe cose di questo gioco non riesco proprio a spiegarmene. Io, raga, io sto continuando a esplorare la Bastiglia, ma sta cazzo di chiave. Ho preso tutti i tesori che ci potevano essere. Almeno credo. Questo è fatto il culo di sci. Esatto. Questo praticamente è stato. L'avrebbero dovuto chiamare progetto scimpanzé. Progetto culo di scimpanzé. Come sarebbe se Dark Souls fosse stato creato dal culo di una scimmia? Ecco, Dark Souls 2. Hanno fatto questo progetto bellissimo. L'hanno chiamato Dark Souls 2 perché volevo vedere se la gente riuscisse, cadesse nell'inganno, ma la gente non, invece non è caduta nell'inganno, perché la gente se n'è accorta che era fatto per culo di una scimmia. Ma questo? Madonna, sono iniziate tutte. Ok, allora mi sono levato dalle palle, mi sono fatto 3.000 anime. L'anime dell'immortacci mia. E quanti cazzo sono? Di quella puttana di sua madre. Ma praticamente c'è tutta l'intera Bastiglia qui, raga. Sanno pure i francesi, raga. Cioè, porca troia. Io comunque ho un problema di fondo nel trovare il timing giusto per curarmi. Comunque, dicevo, cioè, ho il timing sbagliato per curarmi, ma quella è perché è la frenesia dei Souls. Comunque, dicevo. Ah sì, chiudi la. Pure. Ha chiuso pure la porta da solo. Va bene. Non sapevo neanche che si potesse chiudere. Io più esploro. Ah, ok, questa è la. Ah, giustamente, perché questa è. Madonna, era così semplice arrivare alle sentinelle? Lasciamo perdere, guarda, sono fatti proprio con il culo di una scimmia con le emorroidi, ragazzi. No, io non c'entro qua dentro adesso. Cioè, che poi, tra l'altro, ragazzi, ho trovato pure il simbolo di evocazione. Ho provato a fare le. Oggi c'è proprio. Ti fa capire quanto Dark Souls sia fatto veramente male. Mamma mia, che delusione. Rispetto al primo, veramente, ragazzi, che. Vabbè, voi lo sapete. Che delusione. E in più sto continuando a cercare questa fottutissima chiave.
ora nada. A meno che non si... No, no, rage quit mai. Questo arriverà alla fine e farò anche tutti i boss e tutti i DLC. L'ho detto, l'ho portato. Sclererò sicuramente, mi partirà un embolo molto probabile, ma ce la farò. Raga, non esiste che io rinuncia a una sfida. Ragazzi, sapete chi è che rinunciano alla sfida? Gli stupidi. Sfidare le sentinelle con due fiaschette Essus? Tu sei pazzo, Silver. Finora vi hanno fatto il culo le sentinelle. Mi metto a sfidare le sentinelle, mamma. Ma che hai mangiato stamattina? Hai mangiato pane, pane e simpatia? Allora. E poi tra l'altro la spada quella che c'ho adesso. Cioè, guardate che puttane, guardate che puttane. Questa non è fatta bene. Cioè, è fatta veramente con il culo di un babbuino. Allora, torniamo da Andre. Sì, da Andre. Da MacDuff. Magari tornare da Andre. Patatine. Beh, vedete, io ancora devo mangiare. Allora, vediamo un po'. Ragazzi, però dovreste apprezzare il fatto che io ancora non abbia reggettato. E che stia tenendo duro. Allora, io non ho... Non ho altri modi, non ho altri aiuti. Vediamo un po' tra le armi se riuscissi a trovare un'arma un po' più potente da tirar su. C'è tanta roba. Questa però mi scala in... Antica alabarda da cavaliere. Non sarebbe male la alabarda. Rispetto alla. Ma anche quest'altra alabarda. Martello d'artigiano. Però mi scala. Questa è scala B, questa è scala in B in forza però. E potrei potenziarlo nei source, ma smetti di pensare che non morirai. No, ma infatti, non. Cioè, anche quando tu smetti di pensare che non. Che ormai è finita, non morirò più. E te la prendi nel culo. Sto pensando, ma io ce l'ho delle resine dorate? Delle resine, quelle del fulmine? O solo quelle oscure? Ma soprattutto, ragazzi, io mi chiedo una cosa: ma le puttane possono essere parriate o almeno parate? Perché se riesco almeno a pararle, ho un vantaggio. Ho un vantaggio, e se questo vantaggio mi permette di evitare qualche colpi, esatto, le sentinelle. Le sentinelle, come si chiamano, insomma. Non tanto perriate, perché non penso di riuscire a perriare, perché quando c'hanno la gola lancia non riesco mai a perriarle. Però, più che perriarle... No, a me interessa se posso parare qualche colpo. Allora, io ce l'ho tornata a Maggiula. Ma guarda qua. Oh, sì, vabbè. Facciamo una cosa. Facciamo questo try, tanto che non riuscirà mai. Questo try con le sentinelle e torniamo a Maggiula. Io a Maggiula... lo scudo a torre non ce la farò mai. Sì, ma io non voglio perriarli, io voglio pararmi, è diverso. Voglio parare qualche loro colpo. Se
perché molto dei miei problemi sono che allora calmi, comunque prima c'ero andato vicino, poi quando lo scudo dell'aquila si prende la magia del mercante. Cos'è lo scudo dell'aquila? Ok. Eh no, qua è proprio. Lo sapevo che sarebbe andato così. Raga, oggi è proprio run di merda. Tra ieri sera. Ah, allora, un'altra cosa. Lo stregone l'ho cercato, ma non c'è più. Cioè, non c'è. Né a Maggiula, a meno che non c'è un posto dove non sono andato a vedere. E da che parte devo rollare? Allora, lo stregone non c'è. Almeno quello in teoria. Ah, ok, è nascosto. Il figlio di puttana. Vedete, c'ha zero effigie Lonely times these are. umane. Nella loro arma. Ma io rollo verso la mia destra. Devo urlare dalla parte opposta? Era vicino. Allora, Kesfallen è qua. L'altare dei campioni? Ah, ok. Porca troia, raga. Che frustrazione con questo gioco. Non ci sto capendo un cazzo, ragazzi. Torniamo indietro. Andiamo verso il Crestfall. Questo albero mi sembra strano che non ci sia ancora. Allora, Crestfallen sta qua. Alla destra del Crestfallen, allora la destra del Crestfallen è questa. L'hai già vista. Allora so io che so cieco, raga. Raga, io non vedo un cazzo. A meno che. Ah, eccolo qua, a posto. Oh, so you've finally decided to join us. Let us resume. Allora, questo l'ho comprato. Aumenta la difesa magica, riduce i tempi lanci incantesimi. Questo. Mago Merlino, veramente. Allora. Per c'è l'anima migliorata, ce l'ho. Per c'è l'anima superiore, costa 2000 solo. E c'ha 20 utilizzi. Questa la devo acquistare tipo subito. Costa così poco. Suprema, 16 utilizzi e serve 16. Allora la prendo Suprema, raga. Buongiorno, Palchia. Allora, io direi ci andremo. Fece l'anima multipla. Tanto ne posso acquistare due, ragazzi.
Quindi, perché ho alzato anche onda d'urto, arma magica. Allora, il problema è che sulla cosa non la posso utilizzare sulla spada di Aide. Ah no? Buongiorno, ciao. Guarda, c'è onda d'urto che c'è un buco di culo. Oggi la stream va meglio, ma a livello di sfida siamo sempre là. Ah, posso fare arma magica sulla la spada di Aide? Perché sennò è un altro discorso. Allora, raga, dobbiamo andare One day my a farmare un po' di concessions will anime. save you. Aspetta, che forse qualcosa posso utilizzare. Allora, grande anima soldato ignoto. Non posso prendere assolutamente un cazzo di niente. Ok. Infatti non si può. Grazie mille comunque, ciao, grazie di essere passato. È già infusa con il fulmine. Sia l'Essus Alfalò, l'Essus Alfalò. Ah, giusto, la polvere di osso sublime. Palchia, muah, grazie che me l'hai detto perché non ci avevo proprio fatto caso. Allora. Vabbè, ragazzi, se prova, non, devo solo trovare. Devo solo fare un po' di livelli, ragazzi. Mi serve solo. Quant'era? 4, 5, 6. Bearer of the seek lest this. 6.000. Andiamo alla torre di Aide. Le sentinelle stanno ancora dove stanno, perché guarda, non ho più da trovare le cose, cioè non ho più, come si chiama, le come cazzo si chiama, le braci, le effigi, non ho più effigi e quindi non posso acquistarle, cioè non, scusa, non ho l'arma infusa, per favore, con gli incantesimi. Raga, vediamo tra poco chi avrà ragione. Io, datemi il tempo di arrivare a ottenerla. Di arrivare a ottenere arma magica. Questa qua mi frega sempre, ragazzi. Ti prego, cadi di sotto. Perché non cadi di sotto? Così su arme già infuse. Infusione. Sta cosa è una merda, ma è così. Cosa sta succedendo, ragazzi? Cosa mi sono perso? Che frustrazione, guarda. Parte che non gli faccio un cazzo di danni con la magia. Ma mica è vero. Ok. Però comunque danno da fulmine. Questi non gli faccio un cazzo con la magia. Ma non è infusa. Raga, se non è infusa, io mi prendo arma magica e proviamo a uccidere le sentinelle. Buongiorno Snake, buongiorno, come stai? Aspetta un secondo che sto inseguito da
da Chip e Chop qua. Un po' di. Allora, vieni Chip, è rimasto solo Chip di Chip e Chop, ragazzi. Allora, un secondo, ragazzi. No, aspetta, aspetta che ti faccio l'SO. Ah, ragazzi, mi raccomando, andate a visitare anche il mio carissimo amico Snake. Mi raccomando, ragazzi. Anche lui porta Dark Souls e porta anche Bloodborne, ho visto anche su Bloodborne. Ah, perfetto, Silver. Ah, ok, vecchi amici. Ah, grazie, grazie. Allora, grande. Comunque, figura di Snake. Volentieri, ogni volta che passi lo sai che faccio volentieri. Allora, ragazzi, tanto qua sto solo farmando un attimo le anime. Quindi, alla fine, ciao Snake. E alla fine, com'è finita la discussione? Si possono o non si possono infondere le anime già, cioè la spada già con questa spada qui? Perché nel caso, ragazzi, cambierebbe proprio le sorti del gioco. Puoi usare arma magica sopra? Allora è tanta roba, ragazzi. Quindi allora, ok, già abbiamo le. Cioè, ma non ricordo se possono fare le sue armi già buffate. Questa nemmeno. Allora, ragazzi, intanto la situazione si risolverà adesso. Facciamo una cosa: torniamo subito al falò. Torniamo subito al falò. Non è così su Dark Souls 3, ma perché so che Dark Souls 3 è stato fatto da persone intelligenti, capito? Non da scimmie con le emorroidi. Arriva il momento della verità. Allora, facciamo una cosa. Fammi fare un sondaggio. Allora, anzi, più che sondaggio, facciamo una scommessa. Tra l'altro, che abbiamo messo le scommesse, quindi, ragazzi. Quindi, fatemi fare un attimo la scommessa. Allora, avvia il pronostico. Allora, il pronostico sarà riuscirà a infondere la spada di Raiden con arma a usare arma magica sulla spada. Vediamo un po', sì, no, avete un minuto, ragazzi, per votare. Ragazzi, avete un minuto per votare, quindi vediamo un po'. Intanto ritorno a Majula. Sapevo che era impegnato a fare Bloodborne. Comunque, ragazzi, guardate la bellezza di Aetelion. Mamma mia, quanto è fiero di essere non morto. Poi, ragazzi, ci farmiamo altre 2000 anime per acquistarci cosa? Oh.
per acquistarci Fiamma dell'Anima Suprema. Arma magica. Allora, poi The path andiamo is yet long. a armonizza incantesimi. Armonizziamo arma magica. Ragazzi, allora fatemi vedere il pronostico prima di allora, 92% sì e 2% no. Allora, vediamo subito il risultato, ragazzi. Eh no? vediamo un po' subito il risultato, ragazzi. Chi vincerà? Oh, vince decisamente il sì, ragazzi. Aveva ragione il DN. E quindi vince il sì, ragazzi. Completiamo il pronostico. Vince il sì. Oh, porca troia. Ragazzi, il che significa che io in teoria almeno, abbiamo ancora 2000 anime. Com'è possibile? Quindi io potrei acquistare Freccia dell'Anima Suprema. A questo punto prendo superiore, però non so, suprema. Facciamo una cosa, adesso mi prendo quella superiore, che c'ha 2000 anime, almeno Temple, faccio un po' do più di not danni in kill più. my E teacher. perché Dark Souls 2? Allora, probabilmente sì, ragazzi. Ma più forte è migliorata o più forte su superiore? Mi sa più forte superiore. Superiore. Perché ho utilizzato non lo so. Hanno 8 voti, ma il tipo 92% sì, perché i punti che perché è una merda e lui te lo fa fare, esatto, esattamente. Allora, ragazzi, in teoria proviamo a fare le sentinelle, raga. Sia mai che va bene. Sia mai che va bene. Ragazzi, non urlate, non usate caplocks, però sì, capisco, Dark Guardianos è una merda, quindi allora, questo è il modo in cui stavo riflettendo, ho fatto il culo e giocavo per 4 anni, esatto. Te l'ho detto, è stato fatto con il culo di una scimmia con l'emorroide. Ma allora, io vorrei dire anche un'altra cosa, ragazzi. Non è. Allora, ci sono delle ambientazioni che sono stupende, sinceramente, però lo senti la differenza. Io non vedo l'ora, ragazzi, di finire il 2 e di iniziare il 3. Perché io. Molto probabilmente mo lo dico, il New Game Plus del 2 non so se lo porterò, visto che mi sta veramente frustrando troppo e non voglio arrivarmi a frustrare ancora. Porterò solo quello del primo, che già l'abbiamo cominciato, e il 3 e più il New Game Plus. Allora, baffiamoci arma magica. Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare alle sentinelle. Uguale, praticamente. Speravo un po' di più di danni. Devo essere sincero. Cazzo.
No, se mi butto muoio. Niente. Ma infatti sì. Allora, questa era una prova, raga. Qua sarei morto perché mi ha preso cosa. Se mi fossi buttato di sotto sarei morto. Però adesso possiamo andare a fare. Lo so, lo so. Ma sì, raga, che cazzo me ne frega. Andiamo ad affrontare di nuovo le sentinelle. Se no, poi vado dalla peccatrice. Alla fine la peccatrice si prendeva bei danni con. Tanto uno dei due oggi lo facciamo, raga. Oggi uno dei due cade. E sulla Bastiglia sorgerà un sole rosso. Sarà stato versato del sangue. Mettiti l'anello del gatto che non ho. Non ho. Ho l'anello della Guardia Reale. Questa effettivamente potrei levarmela adesso. Annulla la morte, ma si rompe l'uso. Potrei fare una cosa. Potrei togliere questo. Mettermi questo per aumentare il carico massimo, quindi in teoria dovrei rullare più velocemente. La coloranza me lo lascio, le lame lo lascio, del vincolo no, mi serve effettivamente. No, ma allora io non vedo l'ora anch'io di Dark Souls. Allora, togliamoci un attimo una cosa. Dicevo, anche io non vedo l'ora di Dark Souls 3. Anche perché mi hanno detto tutti che Dark Souls 3 è come l'1 migliorato, e allora non posso che aspettarmi il meglio. Ma il 2, ragazzi, mi sta frustrando veramente troppo. Tra le hitbox fatte col culo di una gallina, col culo di una scimmia con le morroidi, con le sentinelle che ti fanno le ballerine volanti, cioè è tutto troppo fatto male. Però questa è una grande roba. Ma infatti lo giocherò. Allora, io la prima run assolutamente in single player, perché altrimenti mi rovinerai l'esperienza. Guarda, c'ha gli attacchi ricercanti. C'hanno gli attacchi ricercanti. Cioè, quando tu. Possibile. Vabbè, poi ci ritornerò. C'hanno gli attacchi ricercanti. Se tu attacchi e missi, fai miss semplicemente. Loro invece ti attaccano, poi no, si sta girando e ti attaccano di là. Com'è possibile? Com'è possibile? Porca di quella troia. Porca di quella troia. Cioè, ragazzi, io ho. Vabbè che c'avevo l'alabarda e il Cavaliere Nero, ma ho ucciso Artorias al terzo tentativo. Perché. Va bene. Ok. Ok, non vedo l'ora. Non vedo l'ora, ragazzi. Non vedo l'ora di giocare a Dark Souls 3. Non vedo l'ora. Penso che il momento stesso in cui io finirò Dark Souls. No, ho sbagliato. Perché ho usato arma magica? Allora, il momento stesso in cui io finirò Ma è più forte freccia dell'anima. Ah, ok. Superiore è una merda, devo prendere Suprema. Allora, ragazzi, facciamoci queste. Vedete?
Allora, facciamoci queste 4.000 anime. No, vabbè, vaffanculo, l'ho rotto il cazzo. Devono armonizzare gli incantesimi, devono mettere. Migliorata è più potente di superiore, non lo sapevo, ragazzi. Superiore, vedevo superiore, pensavo che. Grazie, grazie mille Rex. IDM è esattamente. Sì, però ragazzi, aiutarti di presenza tramite summoning. Io l'ho detto, la prima run sempre da solo, perché altrimenti secondo me, cioè, secondo me, so che mi rovinerei l'esperienza, perché altrimenti diventerebbe tutto troppo facile. Mentre io preferisco, però si può fare un'altra cosa. Si può fare magari su Discord, ragazzi, quando c'è la possibilità. Comunque, DN, ti do ragione. Ti do ragione. Io non vedo l'ora di smettere con Dark Souls 2. Io non è che non vedo l'ora, esatto. È vero, ci sto riflettendo. Mamma mia, raga, che frustrazione. Non ho mai provato così tanta frustrazione in tutta la mia vita su un videogame. Però nella seconda run fatti pure i DLC e poi fatti la seconda run. E questo mi fa rosicare, capisci? È questo che mi fa rosicare. Che sia il più lungo. Anche perché ormai l'ho fatto. Dove lo trovo il Discord? Allora, il Discord, tu puoi trovare Discord su le info del canale qui su le info del canale. Scusate un secondo, ragazzi, mi fermo un secondo così vi dico queste cose perché. Allora, puoi trovare tutti i nostri canali nelle info box del nostro. Che vedi qua sotto il canale, esatto. Puoi joinare Discord, Instagram anche per quanto riguarda la programmazione, così stai sempre aggiornato per quanto riguarda la programmazione presente e futura. Per esempio, la live di oggi mi ero assolutamente dimenticato di aggiornarla, però alla fine io sono sempre qui alle 11 e mezza, fino più o meno all'una e mezza. E forse, no, stasera no, perché sono fuori. Però forse magari più tardi ci scapperà un'altra run. Però non lo so, ragazzi. Quindi perciò chi ama le cose brutte. Effettivamente è vero. Bisogna sempre rispettare chi ama le cose brutte, vero Silver? Ma anche a me sta piacendo, devo essere sincero, anche a me piace, però c'ha delle cose troppo frustranti, raga. Io devo capire per quale ragione non. Non posso schivare all'indietro. Ok, no, 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 c'è qualcosa che non va. Allora, ragazzi, io devo trovare la chiave. La chiave è questa qua che mi serve. Potete darmi almeno un indizio dove posso trovarla? Ve lo sto chiedendo io, quindi non è spoiler, perché altrimenti non vedo un cazzo là dentro. In più con la luce che mi si riflette dalla finestra non vedo assolutamente un cazzo. E poi col fatto che si toglie il lock, datemi un indizio e io cercherò di arrivarci da solo. Soprattutto se mi avete detto che io lì già ci sono stato. Allora. Guarda che puttani.
basta che mi dite, datemi un paio di indizi che non troppo spoilerosi perché mi serve la luce là dentro, io non vedo niente. Cioè, vedo mezzo, vedo un quarto di quello che potrei vedere con. Poi sicuramente anche il fatto che sono un po' una pippa, raga. Magari in scuola cambia anche. Effettivamente è vero, non sappiamo se nella scuola, se nel gioco vanilla ci fosse o no. Cioè, dove fosse, perché alla fine. No, ma non serve battere le sentinelle, basta che tu. Basta che torno indietro. Ora ci proviamo subito, ragazzi. Torniamo indietro. Fortesalino. No, Fortesalino no. Bottega di Macduff. Ok, dalle sentinelle devo tornare indietro. E mo torniamo alle sentinelle. Madonna, ragazzi, sto posto mi sta veramente frustrando. Tu perché mi stai sul cazzo? Ah, non so se di qua. Se magari è di qua, perché io di qua non ho esplorato poi totalmente bene. Non so se è di qua. Dalle sentinelle devo tornare indietro. La Bastiglia è abbastanza fa. Caro Silver, mi sei mancato tantissimo. Ma la Bastiglia di per sé non è che è difficile, il problema è tutto il contesto. I feel good. Na 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 na. Ormai non funziona. Però guarda, ieri sera il mio caro amico Palkia me l'ha spammato proprio mentre stavo per uccidere le sentinelle. E lì ho rosicato troppo, raga. Ho rosicato troppo. Voi non lo sapete, ma dopo che ho spento il gioco, ho bestemmiato anche. Cioè, ho fatto scendere tutti i santi. Perché era un colpo dalla vittoria. Vedete? E aveva uno di vita. Uno di vita, ragazzi, c'aveva. Era lì, era morto e non ci posso credere, ragazzi, quanto. Cioè, perché in quel momento ti ho veramente odiato. Perché l'hai spammato proprio nel momento sbagliato. Se me l'avessi fatto un. You are never gonna let you down. Gonna run inside you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Gonna hurt you. Porco. Vabbè, comunque, raga, è stato divertente lo stesso. Comunque la live di ieri è stata divertente, devo ammetterlo, ripensandoci adesso, dopo che l'odio era già svanito. Allora, le schermata di teletrasporto dei falò, ecco. Dimmi cosa, quale vuoi vedere. Allora, questa è quella della Bastiglia. Ieri è successo di tutto, il raid da 60 persone, il computer che. Ma la live mi è morta. E tra l'altro, voi non lo sapete. Va il pennacolo della peccatrice. Allora, voi non lo sapete, ragazzi, ma ieri sera, quando io praticamente ho acquistato. Cioè, ho acquistato. Ho smesso di giocare, ho chiuso. Vado a leggere tra i messaggi. Ah, ok, lo levo subito. Un secondo che levo sta cosa. Anzi, abbiamo il pronostico. Facciamo un altro pronostico. Riuscirà a trovare la chiave entro 2 minuti. Entro 5 minuti. Avete 30 secondi, ragazzi? Per
per rispondere al pronostico. Forza! E 5 minuti partono adesso, quindi 2 minuti o 5 minuti, ragazzi. E non vale, ragazzi, darmi la location esatta do di dove. E se ovviamente se muoio. Ok. Mai più di 5 minuti. Ok. Meno male che non c'è Smile, ragazzi, perché sennò avrebbe puntato tutto pur di riscattare Alvik. Allora, sono tornato al pinnacolo della peccatrice, ragazzi. Tutti la stessa. Ah, ok, quindi. Cosa avete votato? Sono curioso. Sono curioso di vedere. Entro 5 minuti. Ok. Allora. Sono tornato al pinnacolo della peccatrice. Voi mi dite che quindi è, che è qua. Cazzo, devo trovarlo entro 2 minuti. Però la ragazza dice entro 5 minuti, eh. Può essere pure che io non lo trovo entro 5 minuti. Ponte perché non è il pinnacolo? Questo è il punto più vicino. Ah, ok, ho capito dove devo tornare, ok. No, 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 allora, è lui mi ha dato solo un indizio, eh. Io non mi ha detto esattamente dove fosse. Allora, però non so. Ok. Allora. Io qua li ho esplorati tutti, ragazzi, i posti. Sì, ma infatti io stesso ho detto di darmi un indizio utile almeno come location. Allora. Dall'altra parte del gioco. Ragazzi, ma così potremmo prendere anima dell'immortacci tua suprema. Chissà se funziona il teschio esca contro delle sentinelle. Allora, qua c'era la fornace, quella della minchia che. Quindi qua non c'è. Sopra c'è un falò, ma è bloccato da una statua. E vaffanculo. Qua è bloccato da una statua. E in più c'è un'altra porta chiusa. Qua si scende sotto. Anima, mortacci tua suprema, no? Vabbè, lui devi sbloccare la statua. Allora, raga, se avessi saputo come sbloccare la statua, che poi nella prima run che io feci all'epoca, l'avevo trovato qualunque cosa fosse per sbloccare la statua. Quindi non lo posso fare finché non trovo quello. E allora, ragazzi, secondo me manca 1 minuto e quindi niente, ragazzi. Quindi niente, ragazzi, avete perso tutti quanti. Ma, esatto, cazzi miei. Allora, facciamo una cosa. Usiamo l'osso del ritorno. Lo so, ragazzi. Purtroppo è la sfiga. Perché altrimenti avrei sbloccato pure. Erano 20 punti. Ma EDN è uno che sa scommettere bene.
Prima, dove sapeva di aver ragione, ha scommesso tipo tutto ciò che aveva. E adesso invece, scommettiamo solo 20 punti. Ci ha trollato tutti. Allora, Lash. Rimborsato i punti, ragazzi. Esatto. Allora, a sto punto dobbiamo fare, se è lì, Così. dobbiamo fare un'altra cosa. Anima suprema, esatto, o anima multipla. Ha solo tre utilizzi? Ma chi te se incula? Young people, do not take my teaching. Ma è indiano il tizio, do not take my teach. Ovviamente in amore, ragazzi. Anima suprema. No? Era anima suprema? Sì. Ora con la chiave devi giocartela bene, fratelli. Grazie per i soldi sarei diventato povero. no, vi ho rimborsato, ragazzi. Ora metti, riuscirai entro 2 ore o 5 ore. Allora, no, adesso devo trovare il modo per sbloccare la statua, ragazzi. Allora, cioè, ragazzi, c'è talmente tanta ciccia. Io mi ricordo che il modo per sbloccare quella statua non era lì dentro, non era nella Bastiglia, ma era da qualche altra parte. Altro pronostico. Vai da Melenzia. Quella si può fare, ragazzi, ma si può fare. Hai il curry fra i denti, sì. Il problema, ragazzi, è che devo sbloccare quello là perché mi sblocca il. Allora, ragazzi, aiutatemi a trovare l'oggetto e nella prossima live, perché non penso che tra mezz'ora devo chiudere, purtroppo. Nella prossima live si farà il pronostico, ragazzi, sulla boss. Datemi un indizio su come trovare l'oggetto che sblocca le statue. Non vi dico, ditemi esattamente, vai lì e prendilo, però datemi almeno un'idea dell'area che fai, glielo diciamo? No, io non ho detto di dirmi esattamente dove sta, io ho detto semplicemente di consigliarmi, guarda che se vai a esplorare lì forse potresti avere un po' di culo. Anche perché adesso, cioè, devo dire, i modi per prenderlo, ok? Nel culo oppure intendi dire proprio per prendere l'oggetto? Anche perché, ragazzi, io ho bisogno di un sacco di cose, raga. Ho bisogno Ah, guarda che bello, devo trovare qualche effigie umana. Allora. No, vabbè, questo non ci provo neanche tra 20 anni, almeno per adesso. Se le morroie la cacca è pietra, quindi sei sì nel la cacca è pietra, quindi sei nel culo, ok. Quindi praticamente stai dicendo che devo cagare in faccia. Se vuoi dire che quello è il boss è il modo giusto, aspettate, ragazzi, vado subito a cagarli in faccia. Vedete che sta dopo la peccatrice. No, non può stare dopo la peccatrice, raga. Perché non avrebbe senso? Mi state prendendo per il culo? Mi state prendendo per il culo, porca troia. Mi state prendendo per il culo, ho capito. Questo è come ripagate. Questo è come ripagate il mio amore verso di voi, prendendomi per il culo, va bene. Va bene. Allora. E anche da un'altra parte, però, è un giro strano. Se lo prendi per il culo. Queste sono la cosa più.
Penso di averlo ucciso almeno 15 volte. D'altra parte, ma io la riscossa sono le sentinelle loro. Sì, sono tre porche praticamente. Allora, è un giro strano. Facciamo sto giro strano, dai. IDN, imboccami verso il sentiero, cioè dimmi vai lì e poi vado allo sbaraglio. Sempre se nei luoghi che ho visitato. Se no, ragazzi, se torno alla Bastiglia e proviamo a fare la peccatrice. Che cosa per cui sarei tentato a fare? Sono tentato di fare. Stai qui a Maggiunga. Madonna, pare dell'usoria. Stai qui a Maggiunga. Se vuoi ti dico dove si trova la parete illusoria. No, 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 senza dirmi esattamente dove. Ma vai dove sei andato per Aide. Ok, quindi devo tornare indietro. Eh no, devo scendere qua su. Aspetta. Ma quello? Sì, no, lo so, ho capito. Però ho trovato un oggetto. Ho visto un oggetto del cazzo. Dove cazzo era? Ma com'è? Vabbè. No, 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 non mi sono buttato. Non sono così deficiente da buttarmi. E dove sei andato per Aide? Però a piedi. Ma avete detto vai dove stavi andando per Aide? Ragazzi, sono proprio rincoglionito. Però non hai notato che dietro quello c'era solo il falò? Ragazzi, ma di che cazzo state parlando? Ok, ragazzi, io mi sto confondendo seriamente. L'altra parte. Ah, ma vaffanculo, intendi dire la... Scusate ragazzi, adesso mi è chiaro dove l'avete detto, so io che sono rincoglionito. Io pensavo dove ho sconfitto il primo cavaliere di... Raga, perdonatemi, cioè io sono stato... E tu? Oh, hello. This room is not as it seems, and only this and this shall I prevent. To cast miracles, you must have. Miracles began as we preserve their will with law, pray to their greatness. You must. Miracles have been passed down through us since the first flame. Isn't it extraordinary to think they've. And now, you can have. What Ok, is the sì, questo first l'ho flame? capito. Cos'è la prima fiamma? Beh, la prima fiamma. You read. You Ma io lo require so cos'è la prima miracles. fiamma, porca And troia. to cast miracles, you miracles we preserve, you must. Sì, è bellissimo. Allora, fammi vedere un attimo se ho lancia del fulmine. No need for miracles. The gods. Il marchingegno non si muove. Just speak, that's what. Ma vaffanculo. No need Mi for servono miracles. 2000 anime. Porca di The quella gods troia. pray. Andiamo a 2000 anime degli mortacci sua. Mi servono. Ecco che mi servono. Porca di quella troia puttana. No, non ho anime nell'inventario. C'ho l'anime dei boss, ma quelle me le tengo, sinceramente.
Oppure, ragazzi, mi utilizzo tutte le. No, 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 ma infatti le anime dei boss me le lascio. Oppure mi utilizzo tutte le anime dei boss, ragazzi, e mi tiro su solo adattabilità. Potrebbe essere un'altra idea. Allora, torna la fiamma. Ma effettivamente non sarebbe una cattiva idea, ragazzi, sdraiarle. Sì, ma stai calmo. Anzi. Allora, 2000 anime qui lo dovrei attenere anche abbastanza facilmente, in teoria, eh. Però ragazzi, comunque queste live di Dark Souls 2 sono al limite del. Vediamo un po' se cade di sotto. Sì! Allora, se mi metto bene. E la miseria, pure il quarto. Allora, vediamo un po'. Questa con freccia dell'anima migliorata, freccia dell'anima suprema. Oh, guarda che non me li targhetta manco veramente a farla apposta. Cioè, non è che fa poi un po' più di così danni, però mi sa che devo aumentare intelligenza. Ragazzi, qua è proprio un'orgia di. No! Porca di quella troia! Vabbè. Fa ridere come quando si faceva l'oscuro, anzi, non colpa mentre non lo usava avanti. Eh sì, è esattamente la stessa cosa che ho pensato. È esattamente la stessa cosa che ho pensato. Cioè, non è. È imbarazzante questo gioco, ragazzi. È imbarazzante questo gioco. Sono imbarazzante anch'io su questo gioco, però sono. Cioè, ragazzi, io non so se vi ricordate Dark Souls 1, che cazzo di. Non. No, perché c'è una persona qui che mi sta facendo. You are. Mica guarda che ti sputtano in live. Cioè, ho una persona che stava facendo la lap dance contro la porta. Quindi, in teoria dovrebbe cadere di sotto. Vediamo se riesco a buttarlo di sotto. Esatto. Ciao. Dark Souls 2-2. Allora, in teoria con questi dovrei farcela. Allora. 2, 3, riprendiamoci le anime e vaffanculo. Ok, siamo a 2006, ragazzi. 2600 anime di mortacci su che te se frega. Torniamo da quella zoccoletta. Praticamente sì. Ti piacerebbe? No. Sì, praticamente Dark Souls 2 Remastered. Ma ditemi una cosa, ragazzi. Ma Dark Souls, cioè, la Scholar è migliore? Cioè, nel senso, ci sono delle cose che la rendono migliore e meno frustrante? Perché sennò io rage quitto, compro la Scholar e ricomincio da capo, raga. Cioè, ve lo dico subito. Anzi, anche l'avrei voluto fare. È più difficile, ma meno frustrante? Non mi cambia niente, allora vaffanculo. Allora no, per me può rimanere.
Comunque questa stronza qui ti fa praticamente, ah, con questo marchingegno puoi spostare le cose, puoi fare questo, puoi fare quest'altro, 2000 anime. Cioè, ti chiede il pizzo per spostare il tacci sua. Allora. Just speak up, that's all. Ma poi fondamentalmente basta spostare il percorso una volta sola. Ti truffa, volevo dire che era venuta per truffare, infatti. Go Lì ahead. c'è un mafioso. May the power of miracles be with you. Ma vaffanculo, capito? Poi ti parla dei miracoli, di Dio, di fede, dammi 2000 anime, è proprio della Chiesa, raga. Scusate, raga, non parliamo di religione qua perché se poi. Io sono pure un chierico, tra l'altro. Acqua rossa. Perché mi avete detto voi di spostare la cosa? Mi state prendendo per il culo, regà? No, regà, sul serio, io sto cercando di trovare quell'oggettino che mi serve per l'oggetto. Ci trova uno anche qua più avanti. Ok. Per questo mi aveva detto di andarlo a trovare. Comunque, ragazzi, siete dei trolloni. Esatto, l'oggetto per pietrificare. Veramente, ragazzi, queste run. Allora, ve lo dico subito. Io mo mi metterò quando ho un po' di tempo. E moriremo. Va bene. Perché non possono essere i boss tutti come girandola? Porca troia. C'è qualcosa che mi manca. Mettiamo questo, così almeno ce la farmiamo un pochino di più. Fatti quel che ti dice o vai di qua. Ok, e tu? The dark stirs. I see. Se c'è My l'oscurità, il mio nome è name is. Fekin. I will track with you. What do you? Cosa ti serve? Bastone dell'arcidrago, campana dell'arcidrago. Questi sono due. Annulla la morte. Sì. Resina oscura. Ok, barriera magica, colpo oscuro, arma oscura. Ah, questi sono i malocchi. Anima risonante. Risonante migliorata. No Ok. matter, the time come. Poi se vuoi soffrire, la strada per te. No, no, ma io in realtà, ragazzi, sono venuto. Boschetto del cacciatore. Questo praticamente era, secondo me, era un piccolo spoiler di Bloodborne, ragazzi, visto che Miyazaki stava lavorando a Bloodborne. Boschetto del cacciatore. Voglio provare a fare una cosa. Mi tolgo l'anello del vincolo. Mi metto. Voglio solo provare a fare una cosa. Vediamo un po' i tempi di lancio dell'incantesimo. Tacci. No. Rimettiamoci l'anello del vincolo. Ci sediamo al falò. Sì, l'ho letto. Infatti, io non penso che li userò mai i malocchi, ragazzi. Non pensavo che fosse che sprecasse anime. Allora, intanto questa è una via alternativa. Ditemi la verità, ragazzi, l'oggetto tipo globo oscuro non lo fa. Ok.
Attenzione ad avvelenamento. Porca troia, devo mettermi nell'inventario le cose che mi svelenano. Ok. Adesso posso andare solo dritto, praticamente. Se è tipo la fortezza di Senna misto alle catacombe. Questa? È nell'area dopo, ma questa zona non dovrebbe essere troppo difficile. Beh, sono finte queste scale, raga. Non mi saliva manco le scale. Però se è una cosa lunga non penso che riuscirò a trovare l'oggetto. Ma che dice? Prova a correre attraverso. La Madonna! Porca di quella troia, ragazzi! Cioè, ragazzi, penso che Dark Souls 2 mi farà veramente tanto penare. Ho iniziato tanto bene. Sì, l'ho letto, l'ho letto. Ma che fa se continui quest'area nella prossima live? Mi sa che la continuerò infatti nella prossima live, ragazzi, quest'area. Anche perché non penso di uscire. Di riuscire a farlo adesso, anche perché se l'oggetto è molto lontano da recuperare, penso che vado dalla peccatrice. Sì, dai, facciamoci un ultimo tentativo dalla peccatrice, ragazzi. Rifugio del non morto. Ma sì, infatti, facciamoci questa peccatrice, visto che ci abbiamo 10 minuti e un quarto d'ora di tempo. Allora, togliamoci però l'anello del serpente. Mettiamoci l'anello del guardia reale. No, ma infatti, ma non penso che neanche che sia così difficile da battere al buio. Ma com'è possibile che mi era più forte anima migliore, anima quella migliorata piuttosto che quella suprema? Mi togliete questo dubbio, ragazzi? No, ragazzi, cioè non è possibile. Mi ha missato davanti a lui. Mi ha missato davanti a lui. L'ho colpito e mi ha missato davanti a lui. Mentre lui si girava e mi colpiva dove cazzo pareva. No, ragazzi, sto gioco è proprio rotto. È proprio rotto. È fatto veramente dalle scimmie urlatrici. Quella che richiede di più in teoria. Vedete, ormai sono passato talmente tante volte qui. Ma anima migliorata me li shottava quasi. Mentre questa qua suprema non me li shotta. Cioè,
Cioè, può essere pure se magari mi ricordo di male io, eh. Comunque, proprio fatto con il culo di un babbuino, sto gioco. Comunque c'è da dire il fatto che sono molto più agitato, mi trovo molto meno a mio agio per il fatto di come è cambiato il gioco. Com'è cambiato il gioco rispetto al primo, ragazzi, nel primo comunque mi trovavo a mio agio. Poi sarà anche il fatto che secondo me, raga, you are never gonna let you down. Allora, prima della peccatrice, facciamo un nuovo pronostico. I can hurt you. Allora, abbiamo il pronostico. Riuscirà a battere la peccatrice entro 3 try perché è l'ultimo. Sì, no. È l'ultimo. Gli posso dare massimo 3 try alla peccatrice. Allora avviamo il pronostico. Avete un minuto per votare. Vediamo un po'. Vediamo un po' quali sono i voti. Ho 3 try. Lo so. Lo so, ragazzi. È molto, molto dura. Due persone dicono sì e credono in me, mentre una persona dice no. Ok, una persona dice no. Silver, sei stato tu a dire no? Tanto lo capisco subito. Basta vedere i vostri. Ah no, tu IDN hai detto no? E Palkia. O Palkia che ha detto no? Palkia, tu hai detto no. Ok, ragazzi. Palchi hai detto no. Ieri sera mi hai usato. Guarda che ho scommesso 69. Ok. Vediamo. Io ci provo, raga, con tutto il cuore. Con tutto il cuore, l'anima e la pazienza. Ho battuto boss peggiori. Devo solo stare calmo. Devo solo stare calmo, anche perché la peccatrice non mi sembra tutta questa difficoltà. Allora. Magari avessi forza interiore, ragazzi. Scusate ragazzi, sono in silenzio.
No! No, porca troia! Allora, ragazzi, calmi, ce la posso fare. Sono sicuro che la posso farcela. Sono saltato dal lato sbagliato e non ce l'ho fatta. Ok, calma e soprattutto devo calmarmi. Devo calmarmi perché... Devo calmarmi perché a un certo punto, ragazzi, quando stavo a metà vita, voi non lo sapete. Voi non lo sapete, ragazzi, ma quando stavo a metà vita ho iniziato a tremare. Tanto mi stavo sentendo male, ragazzi. Quindi ho fatto metà vita con l'ansia perenne, praticamente. Quindi devo calmarmi. Quindi non. Ho capito come batterla, non è troppo complicata, devo solo stare estremamente calmo. Non ho niente altro per curarmi. Quindi devo sprecare una. Essus, perché non posso arrivarci con una parte. Già c'ho un pezzo di vita che mi manca. Se avessi avuto full vita, l'avrei fatta. Se avessi avuto full vita, se fossi stato full vita, cazzo parlo. Allora, calmo, calmo ragazzi. Non ci provare, Parchia. Parchia, ti giuro che ti. Veramente ti distruggo la vita. Non usare jumpscare in questa fight, ragazzi. Ve lo chiedo. Per cortesia, perché già sto agitato e sono nervoso. Quindi silenzio. Dopo vi recupero la chat. Non so come mi abbia preso. Ragazzi, non so se lo notate, ma mi stanno tremando le mani. Adesso va bene il jumpscare. Un tentativo, ragazzi. Prima era andata così bene. Perché stavo più calmo. Non è possibile, guarda, non è possibile. Ce l'avevo praticamente fatta. Ma Dark Souls 2 è questo, cioè alla fine stai per farcela battere un boss, però poi succede qualcosa che ti fa morire. Secondo me è fatta apposta. L'astrai, ragazzi. E DN, se hai scommesso per me, mi dispiace se dovessi morire, ma sul serio, io mi ci sto impegnando, ma c'ho un. Devo stare calmo, ragazzi. Non mi fate jumpscare durante la. Sfogateli adesso tutti i jumpscare che c'avete. Non me li usate durante la boss fight. Che vorrei continuare a fare streaming su Twitch, ragazzi. Si sa ma che ti fai jumpscare conta come è fatto il gioco? Sì, probabilmente sì. Infatti, Just do it! Make your dreams come true! Esatto, ragazzi. Non è difficile affatto, poi, raga, questa è la cosa che mi fa incazzare. Non riesco a capire perché. Certo, a volte è proprio l'hitbox, raga, è imbarazzante.
Ci sono delle volte in cui mi avrebbe dovuto colpire e non mi ha colpito, e delle volte in cui non avrebbe dovuto colpirmi e mi ha colpito. Io non ho parole. Allora, ragazzi, silenzio, la strage. Tipo adesso non avrebbe dovuto colpirmi. 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 No, niente, ragazzi. Cioè, ragazzi, io ho visto una cosa. Io ho visto una cosa chiaramente. Io li sono rollato come gli ho rollato nel primo try. Scusate, ragazzi, per chi ha votato per me. Allora, io ho notato una cosa e ditemelo. Ora mi avendo. Tranquillo. Allora, dicevo, ho notato una cosa e ditemi se mi sbaglio. Io prima, nel primo try. Ho attaccato di lato, cioè ho rollato di lato e non mi ha preso. Questo try rollavo di lato esattamente nello stesso modo e con la spada a distanza così dal corpo mi prendeva. Io non lo capisco, raga, non lo capisco come sia possibile. Cioè, voi datemi una spiegazione. È finita male. È finita che la prima stavo battendo il primo try, ero tornato dalla peccatrice e gli mancava un tanto così. E poi mi ha preso e non sa come ha preso, pam pam, due colpi morto. E le altre due proprio non ci sono riuscito. Il problema è che veramente l'hitbox mi sta creando tantissimi problemi. Cioè il fatto che loro ti colpiscono quando non dovrebbero mi sta veramente creando dei problemi, perché alla fine la fight è: se hai culo vinci, se non hai culo non vinci. Cioè, se hai l'arma forte, oh bella fra, se hai l'arma forte per sconfiggere il boss ce la fai. Se invece hai un'arma media, quindi la boss fight si prolunga per un determinato tempo. Se hai culo, vinci. Se non hai culo, non vinci, raga. Cioè, ditemi. Lo so, ce l'avrai, DN, c'hai ragione anche tu. Hai ragione anche tu. Però ditemi la verità, ditemi la verità. Voi che avete visto adesso questi tre try contro la peccatrice. Primo try. Quante volte non mi ha preso e avrebbe dovuto prendermi? E invece nel secondo e nel terzo, quante volte mi ha preso e non avrebbe dovuto prendermi? Ditemi voi. Lo so, e io spero di ritornare a quello. Cioè, e io non è che mi sto lamentando, sto dicendo il gioco è rotto, perché è rotto, vabbè. Però io ho fatto le stesse schivate che ho fatto nel primo try e la stavo battendo e mi ha rotto, mi ha preso. No, ma lo so, però nel primo try, ragazzi, stavo riuscendo a sconfiggerla ed ero. Come posso spiegare? Io ho rollato nello stesso identico modo in cui ho rollato negli altri. No, fra, poi sto a fare altro boss, che te lo dico a fa. Cioè, praticamente queste due live, anzi tre live, sono state solo live di mazzate prese sui denti. E io posso capire che un boss sia difficile, capito? Cioè, io posso capire che Artorias era difficile, posso capire che Ornstein e Smaug era difficile, ma ti offrivano delle possibilità per sconfiggerli. Ti sei concentrato sui suoi movimenti e ce la stai facendo con i lanzi, hai preso il sovravento e ti hai fottuto. Questi sono i Souls, lo so. No, ma figurati, non mollo, cioè mi conosci.
No, ma adesso a parte che devo chiudere la live, ragazzi, quindi forse più tardi riesco ad andare in altro, forse stasera sul tardi dopo la partita. Probabilmente ci provo. Quindi ragazzi, mi raccomando, state sintonizzati. Non so se il mio amico Asirus andrà in live con noi oggi, ve lo può dire lui direttamente qua sotto. Però ragazzi, io non mollo. Io finirò. Ah, perfetto. Oggi pomeriggio, quindi ragazzi, seguite il mio amico perché con lui saranno altre bestemmie su Nio. Però io ragazzi ve lo dico, io non mollo. Lo so, c'è la partita, perché altrimenti sarei andato magari in live più tardi. Poi io non ci sono stasera, torno stasera sul tardi. Quindi se ci siete stasera, oggi pomeriggio con Nio, con Asirus, altrimenti stasera più tardi, dopo la partita, dopo che non so verso che ora torneremo, proverò a tornare verso 11:30 o mezzanotte, cercando di non sclerare. Comunque ragazzi, io non mollo e non mollerò mai. Io i Souls li finirò tutti i giochi e tutti i DLC, nonostante io sia una pippa diventerò più bravo. Quindi grazie a tutti, veramente, a quelli che siete venuti, grazie a te Silver, grazie DN, grazie Palchia, grazie Rex, ragazzi siete tutti meravigliosi, siete stupendi. E poi con i DLC, dai, forza Italia Silver, con i DLC, cioè con i pronostici, ragazzi, voi siete stati ancora più belli. Quindi la live di Nio. Oh, ciao Dark Guardianos. Fra, di tu la live di Nio, perché io non lo so, ve lo devi dire l'altro. Ah, sì, lo so. Never gonna let you down. Never gonna run around and hurt you. Never gonna make you cry. Never gonna stand you by. Never gonna tell you lie and hurt you. Porco due, veramente, raga. Fra, me le state sparando tutti adesso gli scream, perfetto. Ah, perfetto, verso le 3 ragazzi, quindi verso le 3 tornate in live per seguire il nostro amico Asirus, perché con lui saranno altre bestemmie su Nio. E Asirus lo sa bene che cosa significa bestemmiare su un nemico, su un boss. Quindi ragazzi, ci vediamo stasera più sul tardi e mi raccomando, alla prossima. E soprattutto, mandatemi la vostra energia come mandate a Goku, avete mandato a Goku l'energia sferica, perché ce l'ho bisogno, raga, c'ho l'ansia a 3000. Bella, raga.